Ciao, quali sono gli errori da evitare quando desideri sedurre un uomo? Allora, il primo errore da evitare è quello di essere assillante, di essere martellante, di iniziare a una campagna di martellamento, perché questa è l'antiseduzione per eccellenza, il bacio della morte e della seduzione. Altro errore da evitare, il secondo errore, è quello di dargli tutto subito, anche a livello sessuale. Se arrivi subito al sesso, praticamente perde poi magari interesse nei tuoi confronti, quindi deve essere un'escalation graduale. Terzo punto, non essere sempre disponibile. Essere sempre disponibile vuol dire non mettere vincoli, vuol dire non avere, come dire, non riuscire a coinvolgere di fatto la sua sfera emotiva. E il quarto punto è che devi evitare di essere sempre prevedibile, cioè che lui sappia esattamente, quasi come se avesse un microchip sottocutaneo, dove sei, cosa fai, con chi sei, oppure la prevedibilità del tuo comportamento. Devi cercare, per dare emotività, di essere anche imprevedibile. Anzi, potremmo dire che la seduzione emotiva è figlia dell'imprevedibilità, non della prevedibilità. E come quinto punto, ovviamente, devi, diciamo, evitare. Cioè, un errore che fanno molte donne è evitare, non danno stimoli, non danno stimoli, quindi non coinvolgono, non generano fantasie. Dare stimoli significa produrre fantasie, quindi è una cosa da fare. Lo sbaglio è non farla, lo sbaglio è eliminare il mistero, eliminare la generazione di fantasie. Devi dare stimoli emotivi. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!